lascia l'ipotesi che ci raccomandino una manovrina ulteriore, e in quel caso che fare? Partendo da questo, chi tra un mese esatto comincerà per un semestre a guidare l'Europa per una parte del lavoro dell'Unione, che cosa deve fare, che cosa ancora si sente di dover fare e soprattutto cosa teme tra oggi e domani? Non ho particolari timori tra oggi e domani, nel senso che la Commissione Europea potrà fare le valutazioni, farà le valutazioni che deve fare. La vera questione oggi non è che cosa la Commissione Europea dice al governo italiano, ma che cosa i governi immaginano della prossima Commissione Europea, perché si può stare a discutere nel merito il 2,6, il 2,7, si può stare a discutere di singole questioni tecniche, magari qui per il pubblico del Festival dell'Economia sarebbe molto interessante stare a discettare adesso di questioni tecnico-economiche. Io credo che oggi ci sia un allineamento astrale molto unico e irripetibile. C'è la convinzione, primo pianeta allineato, che le politiche economiche in Europa non sono state la risposta decisiva, non voglio dire corretta o sbagliata, per uscire dalla crisi. È un dato di fatto. Gli Stati Uniti, che pure avete visto i dati dell'ultimo trimestre, hanno anche loro le loro difficoltà, hanno comunque fatto in questi anni delle scelte diverse, e l'occupazione sappiamo a che percentuali sta, la disoccupazione a che percentuali sta in quel paese. Il Giappone ha fatto delle scelte diverse, verrà Abe qua mercoledì, giovedì sera, staremo insieme per confrontarci, un altro passaggio interessante, comunque quel tipo di economia lì. La settimana prossima saremo in Cina, in Vietnam. Quel mondo, il mondo del Far East, ha fatto delle scelte ovviamente diverse, partendo da un paradigma totalmente diverso. L'Europa come ha reagito? Io credo che il primo allineamento è che ci sia una convinzione molto diffusa in Europa che impostare tutto, per la quale impostare tutto soltanto su parametri di rigore, correttezza o meno del rispetto dei vincoli di Maastricht, poi si può discutere di chi li stia rispettando e chi no, perché tra i grandi paesi solo Germania e Italia, ad esempio, stanno sotto il 3%, la Francia è al 4,3%, il Regno Unito è al 6,7%, insomma, potremmo stare a discutere a lungo anche di questo, ma il primo allineamento, l'allineamento astrale prevede che il primo pianeta ti dice: abbiamo capito che dobbiamo cambiare linea economica, numero uno. Numero due, bisogna cambiare i vertici delle istituzioni, perché ci sono state le elezioni, perché è scaduto il quinquennio. Come le cambiamo? Tito, nella sua introduzione, il professor Boeri ricordava un'intervista a Jürgen Habermas, non so se era di ieri o di oggi, forse di stamani, di ieri, da misero studente che quando leggeva per fare preparare gli esami i libri di Habermas, pensare di poter interloquire con lui su questi temi mi emoziona, eccetera. Però mi permetto semplicemente di dire, poi se il direttore Ventana vorrà ne riparleremo, che se è vero che non ci può essere, che non può essere riconosciuto a nessun governo un diritto di veto, è altrettanto vero che il voto non ha espresso una maggioranza assoluta verso l'un candidato o l'altro. Poi se vuole ne parliamo, ma il tema, io non credo che ci sia un problema Juncker. Per me Juncker può essere un nome, Juncker non è il nome, perché affermare che la democrazia interna dell'Europa si risolva semplicemente individuando Juncker mi sembra una discussione che non colga gli aspetti che sono emersi da questo voto, che non chiedono ai dirigenti europei di stare a discutere tra di loro di una poltrona, stanno discutendo di che cosa deve fare la Commissione. Io vorrei essere parte di questa discussione. Cosa farà nei prossimi 5 anni la Commissione Europea, secondo pianeta del Presidente? Scusi, se finisco, gli dico il volo, perché sennò poi non sono io per primo lineare. Terzo passaggio, che cosa fa l'Italia, che comunque in questo momento ha il compito di guidare dal primo di luglio le istituzioni. Noi il 2 luglio andremo a Strasburgo, cercheremo di fare come governo italiano un discorso speriamo ambizioso, non per l'Italia ma per l'Europa, e contiamo molto quindi su questo appuntamento. Il quarto elemento, che è soltanto per il nostro paese, ci sono 183 miliardi di fondi europei e di fondi di coesione e sviluppo che dobbiamo spendere e che, se spendiamo bene, diventano un grande
una grande occasione di investimenti intelligenti per il futuro dell'Italia. Questa cosa qui mi porta a dire che la bilancia pende molto di più dalla parte dell'opportunità che non dalla parte delle difficoltà. Bisogna però avere il coraggio di dire, e lo so che lo dico al Festival dell'Economia, che o la politica riprende la casa in Europa e non lascia fare soltanto alla tecnocrazia, o la politica torna a fare il suo mestiere, cioè torna ad avere una visione alta di indirizzo e una capacità di decisione e di coraggio da parte dei politici di intervenire, o se la politica non fa questo, nessuna misura economica ci salverà. Sono qui a dire che la politica o gioca le sue carte o anche la discussione economica è priva di valore. Quindi sento un po' la Boeri mi toglie la parola. Il metodo di inventare alle istituzioni democratiche è commovente. No, battute a parte, non credo che l'Italia debba fare la battaglia sulla base della nazionalità o del passaporto. Cioè, quei commentatori che in questa settimana hanno detto beh, ha preso il 40,8%, l'Italia è il paese con dove il primo partito ha ottenuto il maggior numero di voti di tutti gli altri. Questa è una cosa interessante, il PD italiano ha preso più voti assoluti, voti di cittadini europei, anche della, per esempio della CDU. L'affluenza è stata buona, tutti dati interessantissimi. Non puoi prendere questo consenso e metterlo semplicemente in una battaglia dicendo al commissario italiano stavolta date il mercato interno anziché l'agricoltura. Non è questo l'atteggiamento da avere. Questo atteggiamento rovina e distrugge tutta quella impostazione filoeuropea che noi dovremmo avere. Noi dobbiamo dire: l'Italia porta alla discussione un pacchetto di proposte concrete. Per esempio, parliamo di energia. Ma perché qui continuiamo a ragionare di energia soltanto nel momento della difficoltà? Noi non abbiamo interconnessioni tra Francia e Spagna, interconnessioni di che cosa parliamo? Abbiamo un'Europa che vuole discutere di grandi temi energetici e poi al proprio interno non ha messo in connessione, ne parlavamo all'ultimo Consiglio europeo martedì sera con Rajoy, le naturali interconnessioni fra paesi membri. Come si relaziona l'Europa con l'Africa? Non parlo soltanto adesso della Russia o dell'America. Come si relaziona l'Europa con l'Africa? E quindi di conseguenza che rapporto ha con il Nord Africa? La politica estera che cosa ci porta a fare in Libia? Da cui peraltro partono il 96% di quelle donne e uomini che cercano la libertà o comunque semplicemente la salvezza nel nostro mare, e su cui noi e ai quali noi diamo una risposta intervenendo da soli, però con l'Europa che fa le raccomandazioni, ma quando si tratta di intervenire si gira dall'altra parte. L'Europa ci racconta tutto di come si utilizzano i decreti sulla pesca. Il pescatore nel mare Ionio sa cosa deve fare perché glielo dice l'Europa. Però per andare a salvare un bambino di 3 anni che sta affogando, l'Europa gira la testa dall'altra parte. Allora, questo tipo di Europa che noi immaginiamo, siamo in grado di dire che l'Italia presenta una serie di proposte, di idee, io voglio un'Europa che abbia un'anima e che sia esattamente come l'abbiamo proposto ai cittadini. Noi abbiamo detto ai cittadini: dateci forza non per distruggere l'Europa o per renderla una macchietta, né viceversa per lasciarla com'è. Per provare a cambiarli. È un'impresa molto difficile, però non mi troverà a Mentana a discutere il commissario lo voglio così, il commissario lo voglio cos'ha. Il presidente lo voglio alto, lo voglio non alto fisicamente, Fassino, no, ma dico. Lo voglio siamo fuori dal dibattito sui nomi e la buttiamo sui contenuti. Non è un problema di nomi, è un problema di scelte, sinceramente. È chiaro che adesso te la giochi subito nei prossimi mesi perché hai le questioni energetiche che vengono al pettine, sono già pronte alla discussione. Hai una questione di immigrazione che non puoi più rimandare. Hai una questione di politica estera europea, che, insomma, qualche, e dopodiché c'hai la madre di tutte le battaglie che è il lavoro. E noi abbiamo delle politiche economiche che hanno portato alla disoccupazione, piacciono, la crisi ha portato alla disoccupazione e le politiche economiche non sono state in grado di combatterla, a una disoccupazione che è senza precedenti in Italia da 30 anni. Siamo al 13% e la disoccupazione giovanile è al 42,9, 43, quanto è? Non penserete mica, lo dico agli studenti di economia, che noi riusciremo a uscire da questa vicenda della disoccupazione con la garanzia giovani.
Io sono contento che ci sia la garanzia giovani, invito tutti i ragazzi che sono qui o quelli che ci seguono da casa a iscriversi al portale della garanzia giovani www.garanziagiovani.gov.it. Però o noi ripartiamo con un grande investimento sulle politiche industriali, sul contesto del business, su come facciamo le riforme in modo tale che diamo l'idea che il paese stia veramente cambiando e attraiamo gli investimenti, modifichiamo le regole del gioco sul lavoro, o noi prendiamo sto 40% e facciamo davvero in Italia una pacifica rivoluzione del buon senso, o noi perderemo la più grande occasione. Abbiamo sprecato la crisi, vediamo di non sprecare questo inizio di ripresa che c'è. Quali sono le primissime misure su questo verso? Noi arriviamo, facciamo dunque, nel giro di una settimana deve ripartire la discussione sulle riforme costituzionali. Approviamo in prima lettura la riforma costituzionale, che non è soltanto del Senato, è anche del titolo quinto. Voi vivete in delle province autonome, ma il problema del titolo quinto nel resto del paese è particolarmente forte, sia per la capacità di attrazione degli investimenti, sia per la litigiosità che c'è stata a livello istituzionale, sia per l'assurdità di regole divise su determinati settori, dalla promozione turistica fino alle scelte di politica energetica. Noi abbiamo politiche energetiche diverse a seconda delle regioni, ma di che cosa stiamo parlando? Allora, modificare il titolo quinto è un elemento di forza anche per la ripartenza economica. L'abolizione del CNEL e la do come gadget in collegata, no? Non voglio minimamente. Sì, capisco che voi siete tutti preoccupati per il CNEL, ma una preoccupazione seria. In questi 70 anni il CNEL ha mostrato tutto il suo spessore morale, però possiamo anche farne a meno. In un momento di difficoltà si può anche pensare di evitare di avere CNEL. Subito dopo approvata la riforma costituzionale in prima lettura si va con la legge elettorale. Rispondo a Boeri, io non sono preoccupato. Il risultato elettorale è un incentivo a far subito la legge elettorale. Il risultato elettorale dimostra che noi possiamo andare verso due gruppi, a me piacerebbe due partiti, e il centro-sinistra si sta attrezzando in questo senso, ma direi a due schieramenti dove tendenzialmente molto rappresentativi nel paese, che mettono la residenza al 40%, che non ci arrivano per caso, e che si combattono il governo del paese e hanno la possibilità di un ballottaggio in modo tale che finalmente in Italia ci sia la certezza di sapere chi vince. Io le dico che secondo me su questa legge qui si chiude, poi possono cambiare piccoli dettagli, possono cambiare anche elementi di sostanza se c'è l'accordo di tutti. Può alzarsi ulteriormente il tetto oltre il quale c'è il ballottaggio? Visto che voi avete preso il 40%, un socio apparentemente minoritario potrebbe dire: beh, facciamo che sia il 42 la soglia. Io credo che la soglia andrebbe messa tendenzialmente una soglia comprensibile agli occhi esterni. Il 37,5 sembra la febbre più che la soglia. No, dico perché è così, no? Cioè, il 50 è troppo, troverebbe una soglia, però. L'importante, se no facciamo anche noi la parte di quelli che si buttano sui dettagli tecnici, l'importante è che ci sia un ballottaggio dove alla fine sai chi vince, cioè c'hai uno a cui dare la colpa, nelle aziende c'hai l'amministratore delegato, se non funziona è colpa sua, magari paga anche per colpe non sue, o viceversa ha risultati buoni e non ne avrebbe il merito ma se lo prende, è così, c'è un responsabile. Ci vuole uno che sia il responsabile delle cose che non funzionano in Italia. È evidente che se le cose non le facciamo, questo dipende anche dalla sensibilità dei politici. Abbiamo avuto per anni dei politici che sono stati campioni mondiali degli alibi. Io dico che... Mi piace, vado avanti. Ma l'idea alternativa estrema, evocata anche da Boeri, ma sto Senato, aboliamolo così non stiamo a discutere su cosa deve diventare. Se dovessi dire la mia, io avrei fatto in un altro modo, anzi ci ho provato, poi mi hanno subito ripreso. Io avrei dato molta più importanza ai sindaci in Italia, perché ritengo che storicamente sia molto più forte la municipalità e l'autonomia territoriale che non delle entità come le regioni, che non sempre hanno una conformazione storica, culturale e sociologica. Detto questo, vi prego di non applaudire.
perché abbiamo fatto la proposta opposta. No, nel senso che quando arrivi a trovare un punto di caduta, trovi un punto di caduta, il buon senso. Quando dice Renzi vuole imporre le sue riforme, magari, io sto cercando semplicemente di portare a compimento un dibattito che è lungo 70 anni. Ora, qui Mentana mi consentirà, se crede, di dire una cosa, perché nei 3 mesi passati a Palazzo Chigi, la cosa che più mi faceva male era sentirsi dire che noi avevamo un insieme di slogan e che, per esempio, la riforma del Senato l'avevamo messa in piedi così, a casaccio. Ma quanti di quelli che contestavano, anche presa la qualifica ufficiale di costituzionalisti, avevano ad esempio letto i lavori dell'Assemblea Costituente? Perché in Assemblea Costituente il bicameralismo perfetto, in realtà, fu un risultato di ripiego. Siccome non si trovarono d'accordo tra la DC, che voleva il Senato come il luogo delle rappresentanze sociali, e il PC, che lo voleva come luogo delle la sinistra, come luogo delle rappresentanze territoriali, pur di non litigare, trovarono un compromesso sul Senato che avesse le stesse funzioni della Camera, anche in considerazione di una lettura comprensibile, diciamo, del post-fascista, per cui avere un Parlamento forte, molto forte, poteva avere un senso. Tutte queste discussioni sono state impossibili nei primi 90 giorni. C'era l'idea che un gruppo di barbari insediatisi a Palazzo Chigi volesse rifare la Costituzione a proprio piacimento. Ha un significato. È simile a quella di tanti altri paesi europei. Per me è fondamentale che non abbia il potere di dare la fiducia, che non abbia il potere di votare sul bilancio, che non abbia dei senatori pagati per fare i senatori, perché altrimenti diventa l'ennesimo aumento dei posti della politica, che sono più gravi dei costi. Quelli con la P, i posti, sono più gravi dei costi, perché più c'hai un politico tira l'altro, su come le si riesce, cioè c'hai lo staff, il capo segreteria, l'addetto stampa, la struttura, è un elemento decisionale in più, per cui avendo un altro politico non vai mai da nessuna parte. Quindi, sintesi, la nostra proposta è costituzionalmente motivata, è storicamente ispirata a anni di dibattito, è coerente con gli altri paesi europei. Ci manca solo una cosa: di farla finita con questa discussione, di realizzare la riforma che da 30 anni stiamo aspettando. E una volta fatta la riforma del Senato e abbiamo dimostrato che i politici sono in grado di ridurre il proprio numero e la propria presenza, finalmente ci divertiamo. Perché le questioni sono la burocrazia, le questioni sono il gruppo dirigente del paese, che è sempre quello da tanti anni, che continua a farci la morale e non è mai cambiato per primo paese. Insomma, di questioni, una volta che i politici danno il buon esempio, finalmente possiamo iniziare a fare le cose sul serio, partendo dalla battaglia sulla burocrazia e gruppi dirigenti, che è un tema su cui serve. Ecco, bene, parliamo. Vado a piacere. Secondo me, io non lo, perché è vero che non c'è più il PC, non c'è più, la Fiat è cambiata, però siccome c'è ancora la CGIL e l'ho letto ancora stamattina dalla Camusso, no, non la voglio mettere in difficoltà, ma i corpi intermedi sono un problema per come sono diventati rispetto al paese. E visto che lei parla di elite, di classi dirigenti. Mettiamola così, noi nel prossimo mese, dal 1° luglio, abbiamo la guida dell'Europa, la guida, diciamo, dei governi europei. Sarebbe bello arrivare a questo appuntamento avendo messo in fila una serie di scelte su cui poi i corpi intermedi sono chiamati a darci una mano, ma non possono esercitare un potere di veto e di blocco. Le elenco come se fosse una lista della spesa e mi perdonerete per la superficialità. Riforma della pubblica amministrazione. 40.000 email arrivate al ministro Madia, coinvolgimento di tante donne e uomini che vi lavorano, coinvolgimento dei corpi intermedi, coinvolgimento dei cittadini. L'idea è rovesciare un rapporto tra lo Stato e la pubblica amministrazione, che poi parte da una forma mentis, perché quando io sento qualche ministro venire a dirmi lo fate voi come Palazzo Chigi il comunicato? Voi? Noi? Cioè, persino al governo
c'è la, ma non è cattiveria, è così, vedo un ex ministro che lo sa bene come funzionano queste cose, cioè c'è la logica per cui stiamo lavorando adesso alcuni provvedimenti, la prima regola è abolire l'espressione di concerto. Di concerto vuol dire, non parlo di concerto, questo parlo di, che il ministro delle infrastrutture lavora, viene, cioè in norma ci va una scheduta, deve lavorare di concerto con il ministro dell'ambiente. Cioè, ma te lo devono anche scrivere che devi lavorare di concerto, sei parte dello stesso governo, dello stesso paese, in un momento del genere, di concerto. Prima regola, cambiare l'approccio mentale. Seconda regola, cambiare le regole del gioco all'interno della pubblica amministrazione. 13 giugno ci siamo, abbiamo discusso, ragionato, riflettuto, sarà in parte per decreto legge, in parte per disegno di legge, delega, lavoro serio. Lo stesso giorno in Consiglio dei Ministri portiamo al provvedimento quindi Padoan sulla competitività, credo che Piercarlo ieri abbia accennato qualcosa, Federica ha fatto altrettanto all'assemblea di Confindustria, quindi non ho bisogno di entrare nel merito. 13 giugno, altro elemento, quindi due provvedimenti molto corposi e significativi in questo senso. Entro la fine del mese la giustizia, parte il processo civile telematico, ma soprattutto si interviene, disegno di legge delega anche in questo caso, con una serie di riforme sulla giustizia civile, perché noi vogliamo in tutte le classifiche internazionali smettere di perdere posizioni, perché abbiamo una giustizia civile che più che civile sembra barbara, levate pure il sembra, quando la tempistica di richiesta di offerta di giustizia è decisa quasi il doppio di altri paesi europei, significa che qualcosa non funziona. Allora noi entro il 1 luglio le linee guida della giustizia civile e il disegno di legge delega ci siamo. Insieme a questo c'è il tema della giustizia penale e anche, lasciatemelo dire, un po' in ritardo sul fisco, nel senso che in realtà gli uffici sono pronti per l'attuazione della delega, sono stato io a bloccarla un pochino perché ci rivedremo anche martedì con Piercarlo e con i suoi collaboratori per approfondire alcuni aspetti. Il fisco deve diventare una cosa semplice, non è accettabile, noi abbiamo delle scadenze che sono incomprensibili, io vi chiedo scusa per l'ignoranza da cittadino uno come gli altri, ma non riesco a capacitarmi di qual è lo scadenzario delle tasse. Io credo che ci siano dei paesi seri in cui tu paghi le tasse una volta, un giorno. Noi abbiamo destagionalizzato il lavoro dei commercialisti. Lei è un commercialista, voi siete contenti perché almeno avete, però non è possibile che in Italia ci sia 10 volte commercialisti di altri paesi e con tutto il rispetto per chi fa il commercialista, per chi studia economia, non volevo sembrare non volevo venire qui a infrangere le speranze, però cioè, molto sembra fatto per far lavorare i commercialisti, è una complicazione, no? Assurda, come succede per tante altre cose, c'è anche un po' di colpa dei ministri nostri, lei fa il ministro, cerca una dell'ambiente, non ce ne voglia, o delle infrastrutture, non ce ne vogliano Galletti e Lupi, fa un provvedimento che ne ha scelto uno dei suoi se io fossi un politico serio gli direi caro direttore sono tutti miei Parliamo di, prendiamo uno dei miei, agricoltura. Non rispondo alle provocazioni. Qui si va avanti a far ping pong fino a domattina. Dicevo, prendiamo il ministero dell'agricoltura. Il ministro dell'agricoltura, in passato, non parliamo di adesso naturalmente, cosa fa? I ministri presentavano dei progetti di riforma, poi per andare nel meraviglioso comunicato stampa finale, il progetto di riforma sembra sempre un po' debole, perché poi anche quelli che dicono di non pensare alla comunicazione sono ossessionati tutti dalla comunicazione. Non una comunicazione strategica da qui ai prossimi 20 anni, ma la comunicazione a come domani mattina il quotidiano mi mette il trafiletto della mia conferenza stampa. Non c'è cosa che attiri di più un ministro e un giornalista del fatto di annunciare una deducibilità fiscale particolare, una piccola detrazioncina, un piccolo...
Noi chiedo conferma a Saccomanni, perché credo che sia stato via di Ceriani durante il suo mandato. Mi pare di aver letto l'elenco della commissione: 721 diverse deducibilità. Cioè, tu hai, se vai in palestra e hai le scarpe sciolte con gli occhiali, hai il 19%. Perché? Perché è un meccanismo che viene dalla filosofia, da un lato, di complicare ciò che già è complicato, e dall'altro del ministro che può dire, e poi nel progetto di riforma delle palestre abbiamo inserito anche una deducibilità particolare e una detrazione per tutti quelli che hanno 5 figli, di cui uno però è già maggiorenne e l'altro gioca hockey su ghiaccio. Questo no, sto ovviamente provocando, esagerando, però secondo me c'è. Poi arriva una commissione, giustamente, che dicono, e beh, è l'hockey su pista, come la mettiamo? Il pattinaggio è paragone, sì, il polo no, perché il polo è per ricchi, quindi il polo no, non gli facciamo le grazie. Con questa filosofia di formazione della norma, è evidente che abbiamo un paese in cui non basta un ministro della semplificazione, che non a caso noi non vogliamo il ministro della semplificazione, noi dobbiamo semplificare i ministeri, non avere il ministero della semplificazione che è buono per gli spot. Allora, sulla base di questo, il meccanismo di cambiamento del fisco è appena iniziato e abbiamo ancora molto da fare. Poi c'è il tema del lavoro. Il tema del lavoro, che con il decreto che abbiamo approvato è già convertito in legge, qualche passo in avanti è stato fatto, non sufficiente ancora, c'è una discussione aperta tra gli esperti, e ce la giochiamo tutto sul disegno di legge delega. E capire se riusciamo a inserire qualche elemento attrattivo prima, durante questo percorso, qualche elemento ulteriormente di spinta e di stimolo. La generazione non c'ha niente, ha bisogno di un progetto di grande respiro, di grande coraggio, no? Come la immagina lei l'Italia tra 10 anni? Io sono nel bacino della strada. No, le dico questo perché io immagino come un paese che ha ancora la sua forza industriale, perché sta nel DNA italiano, però in cui altri settori hanno avuto una forte espansione perché virtuosamente il governo, non so, lei pensa a un governo solo, immagino, da qui a 10 anni, però c'è questo fastidioso incidente delle elezioni che ogni 5 anni ci sono, ecco, però avranno alle agenzie, fastidioso incidente tra virgolette, dice sorridendo Renzi, chiuse virgolette. Allora, lei non può parlare su questa roba, scusi. Immagino che sia riuscito con la riforma del titolo V, con tante cose, ad esempio, a creare un forte motore sul turismo che a sua volta può portare a molta nuova occupazione in tutti i settori su cui l'Italia è assolutamente da primare. Penso a un cambiamento forte con una forte capacità di visione. Ce l'avete questa capacità di visione? La mettete in campo? Io sono molto arrabbiato con me stesso, perché se c'è una cosa che non sono riuscito a raccontare bene nei primi 3 mesi è esattamente questa capacità di visione. Cioè, abbiamo dato l'impressione, ma mi è successo anche quando facevo il sindaco, quindi devo avere dei problemi io sono molto meno bravo a comunicare di quello che talvolta viene detto. Nel senso, no, se volete dirmi che posso fare il conduttore televisivo, vi ringrazio, sto aspettando che questi si facciano da parte. Non ce l'hai. Questo non è male. Poi glielo chiedo, questa domanda non me l'aspetto. No, ma non questa no, sulla Rai non mi ha sorpreso. No, però come vuol cambiare? Ci arriviamo. Allora, il punto vero è che comunicare deve essere la capacità di raccontare che cosa tu potrai immaginare da qui a un periodo. Definiamolo di medio periodo, gli economisti mi scuseranno, 10 anni è un breve periodo, ma diciamo di medio periodo per la politica, anzi l'Italia di lunghissimo periodo, 10 anni. Io penso che tra 10 anni mia figlia fa 18 anni, prima regola, penso a me, io la carta ce l'ho adesso, quindi tra 10 anni, se vogliamo essere un paese civile, devo aver smesso di fare politica. No, se vogliamo fare le cose serie. 2, noi dobbiamo avere un'idea d'Italia in cui da qui a 10 anni i settori chiave sono quelli che tengono insieme la capacità di fare le cose tipica degli italiani, perché l'Italia è un paese che comunque rimane manifatturiero e guai a cancellarla questa approccio e impostazione,
uscendo dal costante derby per cui chi si occupa di servizi e di turismo vuole disneylandizzare l'Italia. Io credo che si possa avere delle straordinarie realtà manifatturiere che continuano a funzionare, magari con un mercato del lavoro tra 10 anni europeo, per cui non c'è un gap tra noi e la Germania. Non parlo di stipendi, parlo di diritto del lavoro. La stesse regole di diritto del lavoro dappertutto in tutta Europa, ci possiamo arrivare. E contemporaneamente chi lavora su questa impostazione di manifatturiero è però anche uno che non sta tutti i mesi a fare un comunicato stampa per spiegare perché crolla un muro a Pompei, perché magari a Pompei ci sarà una macchina da soldi capace di dire: ma come si può parlare di cultura e soldi? Io sono orgoglioso ed entusiasta quando un quadro mi dice qualcosa al cuore e quando mi emoziona, però penso anche che sia ridicolo che in tutti i musei del mondo non ci sia un business su questo, perché non è così. Modelli di business sui musei e la cultura sono interessantissimi, ma non è questa la sede per parlarne. Ma ci sia una gestione capace di generare non soltanto valore emozionale, culturale e morale, ma anche valore economico e occupazionale, perché la cultura può creare posti di lavoro molto più di quello che abbiamo fatto sino ad oggi. Il turismo può avere degli immobili e non siano fermi. Io da più a 10 anni immagino un'Italia che sia smart, che sia, però non si può dire, non si può dire altre parole inglesi, perché sennò poi vi immaginate, se uno dice un'Italia cool diventa un problema, un'Italia Felix è troppo latinorum, un'Italia bella, un'Italia che non si preoccupa se dei ragazzi se ne vogliono andare. Ragazzi, volete andare? Andatevene. Il punto vero è un'Italia che è capace di farli tornare a un certo punto, che è talmente attrattiva che voi che ve ne siete andati sentite il bisogno di tornare. Non perché c'è un comunicato stampa di Palazzo Chigi in cui si piange alla fuga dei cervelli. Perché poi c'è anche questo, che noi italiani siamo i peggiori direttori commerciali di noi stessi. Una qualsiasi azienda che avesse noi italiani come direttori commerciali fallirebbe nel giro di un minuto e mezzo. Scusate, fate questo esempio. Guardate come parliamo di noi all'estero. E guardate che cosa dicono di noi gli altri. Tu dici italiano all'estero è genialità, fantasia, intuizione, innovazione. Da noi è tristezza, difficoltà. Noi siamo un negozio in cui vogliono entrare dei clienti e noi diciamo no, fa schifo, guarda via, guardi, no, guarda via. È così l'Italia oggi. E mi dicono: ma tu sullo storytelling insisti troppo. È la prima misura economica lo storytelling. Poi certo, devi far sì che i provvedimenti anticorruzione funzionino. Devi far sì che la legalità non sia uno slogan, devi far sì che l'efficienza della pubblica amministrazione ti consenta di intervenire. Ma se non cambi il conto non vuoi risultare. Ecco la visione di insieme. E su questa così diamo anche, perché sensi mi dico, dagli una notizia, dagli nel senso il portavoce, perché se no domani su che si fanno i giornali. Questo per dire come funzionano i viaggi di andata. Allora, direttore. La notizia può essere anche per loro, senza giornali, no? Magari li può interessare. No, perché riguarda magari il loro futuro. Sì, secondo me, però non vorrei aprire una discussione su questo. C'è una qualche discrasia, secondo me, tra ciò che interessa a loro e ciò che è considerato notizia dai giornali spesso. Però non vorrei fare una polemica su questo. Cioè, secondo me c'è una diversità di vedute tra l'Italia reale e l'Italia di noi addetti ai lavori, dove ci mettiamo insieme. Noi consideriamo delle priorità che secondo me non sono priorità per l'opinione pubblica e per i cittadini, secondo me. Non sempre, talvolta sì. E su questo sarebbe affascinante fare un dibattito filosofico, sociologico, culturale. Cioè io apro il giornale e vedo 10 pagine di politica. Ma perché, dottore? Ma perché? Ma perché devo sapere? Non è un... tanto sei già votato, cioè che siamo giusto. E lui non è voluto apparire nelle pagine per non no, per la campagna elettorale. Ho avuto un mio profilo. No, è così però. Cioè, era più bella se la diceva un mese fa questa. Comunque. Era più bella se la faceva lei un mese fa, ragazzi. Se si fa un po' per uno. È una discussione serena che possiamo fare oggi, che ci sono. Però è lei che ha detto, scusi, non esca da quello che ha detto lei stesso. Se la politica deve ritrovare il suo ruolo a capotavola, ed è una cosa di cui evidentemente si sentiva il bisogno, si ha ricevuto quel suffragio elettorale,
Semmai il problema è che la politica deve parlare il linguaggio non soltanto dal punto di vista delle parole, ma dal punto di vista dei concetti, il linguaggio che si vuole sentire. Io quello che dicevo è che speravo che la notizia che lei dà, la notizia, sia per i giornali, sia proviamoci. Per... lei ha visto quanti sono, ha fatto nei suoi TG, nella sua attività e come lei e tanti altri colleghi, quanti procedimenti pubblici sono bloccati? Quanti immobili pubblici sono abbandonati? Noi parliamo spesso delle privatizzazioni e parliamo di privatizzazioni di grandi aziende. Sì, bene, per carità. Dovremmo parlare di altro tipo di valorizzazione del privato, sia nelle realtà municipali locali, ma non è questa la sede, sia nello straordinario patrimonio pubblico abbandonato o burocratizzato. Allora io domani scrivo a tutti i sindaci, domani invio, nel senso che abbiamo già preparato una bozza di lavoro, esattamente come abbiamo fatto per le scuole. Chiediamo a ciascun sindaco di individuare nel proprio territorio quali sono le partite bloccate e perché. Lei dirà, ma molte le sapete, sì, molte le sappiamo noi, che la Napoli-Bari vada accelerata, lo sappiamo senza bisogno di chiederlo al sindaco di Napoli o al sindaco di Bari, che singoli interventi su patrimoni straordinariamente belli, non c'è bisogno di sentire il sindaco, cioè che Bagnoli in quelle condizioni sia uno scandalo di cui adesso, da oggi, rispondo io, non perché ci sia una proprietà dello Stato, ma perché un paese che vuol fare sta roba qua, l'Italia bella, non si può permettere di avere Bagnoli in quelle condizioni, non si può permettere di avere uno dei posti più suggestivi del mondo che vede fallimenti su fallimenti e inconcludenze su inconcludenze. Potrei fare altri esempi di altri luoghi dal nord al sud, dall'investimento bloccato dell'imprenditore che vuol fare il villaggio turistico con 1000 persone a lavorare in Sicilia, all'imprenditore straniero che sarebbe disponibile a investire a Milano se avesse la certezza che viene sbloccato il permesso nel giro di X giorni. Allora noi facciamo un elenco di questi immobili, un elenco di queste procedure. E entro la fine del mese di luglio, con un provvedimento ad hoc, che io definisco sblocca Italia, perché Samba Italia, Pesce Italia, Dorme Italia, Cocco Italia, sblocca Italia, che è la vera cosa di cui noi abbiamo bisogno, di sbloccare, di lasciar fare alla gente quello che la gente vuol fare. Il pubblico non salverà. Il pubblico deve consentire a chi ha voglia fare intraprendenza di fare, di poterlo fare. Cioè abbiamo bisogno di liberare le energie, giocando un ruolo pubblico, questo, perché questo è il ruolo pubblico, ma consentendo di farlo. Ecco, questo provvedimento che noi realizzeremo, abbiamo discusso a lungo la settimana scorsa, abbiamo visto con una serie di operatori, abbiamo visto con il ministro Pado, con il ministro Guidi, con la Cassa Depositi e Prestiti, questo tipo di provvedimento qua avrà un effetto immediato, perché sul singolo bene, ci sarà la possibilità di, nel rispetto delle norme, ma con norme eventualmente ad hoc, di, norme ad hoc non si dice, con norme di interesse generale che abbiano però una possibilità di superare i vincoli, vedete come sono diventato serio e istituzionalizzato, noi siamo pronti a sbloccare una serie di interventi che sono fermi da 30 anni, 40 anni. La riorganizzazione dell'Expo ancora non si è compiuta totalmente. C'è qualcosa che adesso, sì, nelle prossime ore, nei prossimi giorni dovremo diciamo mettere a posto tutto perché i cantieri finiscano in tempo, perché io lo dico qui, l'Expo sarà una grandissima occasione per l'Italia. Accetto scommesse, quando è il Festival dell'Economia del prossimo anno? Sempre così, fine maggio. Posso essere invitato, allora vengo qui, se mi auto-invito, vedo l'entusiasmo del pubblico. C'è una buona notizia che finisce a fine l'anno prossimo, questo. Non è detto, volevo fare un after hour, un po' di pausa. E veniamo a vedere come l'Expo sarà un elemento di traino per il paese. Come prenderà alcuni settori, il food, in generale, perché l'agroalimentare,
31 miliardi di export, dobbiamo arrivare almeno a 50 nel giro di un settennato. Il tutto il grandissimo tema del recupero del territorio, della spesa delle politiche agricole comunitarie, dell'idea d'Italia, del made in Italy, di che cosa significa essere artigiano oggi. Io faccio sempre lo stesso esempio. 20 anni fa andavamo a scuola noi, chi faceva il cuoco era considerato dalle ragazze buona roba. No, che sono la commissione giudicatrice più importante. No, io sto parlando dell'idea dell'essere attrattivo, cioè essere un cuoco non faceva figo. Oggi intanto ti chiami chef, è già questo. Ma è un'idea che nasce dal successo, una volta di più, dello storytelling, del racconto che è stato fatto. E oggi ci sono i gruppi d'ascolto degli adolescenti che vanno a vedere MasterChef e discutono. Questo non è accaduto sull'agricoltura. L'agricoltura torna a zappare, continua a essere un insulto. E guardate che sembra che stia dicendo un male di stupidate, e magari è vero, ma questo è un pezzo del futuro economico del paese, eh? Perché se noi riusciamo, ad esempio, sull'agroalimentare a recuperare posizioni, sull'artigianato di lusso a recuperare posizioni, sulla capacità di dire che chi lavora... Il mio amico Brunello Cucinelli mi raccontava che non trovava i sarti a 3.000 euro al mese. Perché? Perché non va di moda, perché non è sexy. Volete dire tutte, non è cool, tutte le solite le smart, tutte le parole... Allora, provare a riraccontare un modello, come posso dirle, di Italia all'estero, dove queste cose sono un valore e non un disvalore, passa anche dall'Expo, per la quale dobbiamo essere attrezzati da tutti i punti di vista. Io sono abbastanza colpito di come del fatto che la polemica sulla RAI nasce da un finto problema. Nessuno di noi ha chiesto di fare tagli ai programmi della RAI, ai contenuti della RAI. Noi abbiamo detto che nel momento in cui il sistema paese contribuisce alla riorganizzazione dello Stato, e allora le banche pagano 1,8 miliardi sull'operazione Banca d'Italia, e allora la politica paga 2,1 miliardi di revisione della spesa, ma poi ci sono i 900 milioni che derivano dal taglio dei costi della politica, e poi ci sono i potrei fare l'elenco complessivo. Noi diamo alla RAI, via legge, cioè attraverso un decreto legge, due possibilità. Uno, di riorganizzare le sedi regionali. Due, di vendere RaiWay, operazione che era già stata realizzata sostanzialmente, non concretizzata negli anni 2000-2001, e che un intervento del ministro Gasparri, a seguito del cambio di governo, bloccò. La partecipazione di RaiWay, o meglio, il ruolo di RaiWay è abbastanza un unicum rispetto alle torri, argomenti tecnici che il direttore conosce molto meglio di me, ma che sono sostanzialmente sintetizzabili in questo modo. RaiWay non è decisivo ai fini del funzionamento della RAI. La commessa culturale vale per la RAI, vale per le aziende italiane, vale per Mediaset, vale per la 7, vale per chi lavora in Italia, per Sky. Hai un patrimonio di contenuti straordinario che non viene sfruttato, perché l'Italia non sfrutta appieno i propri contenuti. Siamo in grado di operare uno scatto sulla produzione audiovisiva che ci mette al riparo, perché poi domani ce l'avrai, già oggi ce l'hai sul telefonino, il telegiornale. Se voi siete in crisi d'astinenza da Mentana, stasera no, domani che condurrà lui, o martedì quando condurrà lui, ve lo vedete non necessariamente sul televisore come quando eravamo piccoli, ma ve lo vedete dappertutto, da un Mentana onnipresente, sull'iPad, sul telefonino, giustamente. Perché? Perché gli strumenti di oggi non fanno la differenza in termini di infrastruttura da cui li guardi, ma dal contenuto che hai. Qual è la strategia della RAI sui contenuti? Secondo punto, il Parlamento, che è legato alla RAI attraverso una commissione parlamentare, dà una proposta culturale. Che cosa propone alla RAI per i prossimi 20 anni? Se noi diamo la risposta a queste due domande, il tema delle privatizzazioni, della gestione del servizio, dell'efficientamento delle strutture, arriva dopo. Ma arriva dopo, non prima. Cioè il punto vero è noi, che abbiamo i ragazzi delle scuole medie che oggi hanno bisogno di ripensare a se stessi,
in termini di ore di educazione fisica, in termini di avvicinamento alla letteratura, in termini di investimento sulla matematica e le scienze. Possiamo avere un servizio pubblico che li aiuta o no? Il maestro Manzi di internet c'è per gli anziani, perché i giovani non hanno più bisogno del maestro Manzi di internet. I ragazzi oggi ti raccontano, i ragazzi oggi vivono di PIN. Tutti lo sappiamo perfettamente, i bambini di 6 anni utilizzano gli strumenti, i telefonini, capiscono i telefonini dei genitori molto meglio dei genitori e dei nonni. In questo scenario qual è la scommessa da qui a 10 anni? Quella di stare a discutere di quanto fa il vice capo di gabinetto della struttura del GR particolare o del TG particolare? La politica recuperi l'ambizione di definire il vero concetto di servizio pubblico. Tutte le discussioni sul ruolo dei partiti dentro la RAI, e mi permetta anche su questa francamente incredibile riflessione e polemica che nasce dal sindacato interno, che devo dirle, lascia il tempo che trovo, c'è soltanto un dispiacere forte: se avessero annunciato lo sciopero la settimana delle elezioni anziché il 48 prendevo il 42.8 e allora così nessuno è perfetto, voglio fare sciopero che lo faccia. E poi andiamo a confrontare i numeri delle RAI e quanto costano le sedi regionali. Beh, noi non abbiamo fretta, non abbiamo furia, vogliono venire a fare questa discussione su questi numeri, la facciamo. Io invito la RAI a discutere del servizio pubblico e dei prossimi anni, ma se vogliono andare a ragionare di costi e di quanto costa la RAI, ci troveranno preparati sull'argomento. Poi hai vinto lui sostanzialmente. Io ricordo quella stagione, c'erano anche altri giovani, c'era Pistelli, c'era un po' di ragazzi degli anni 60 sostanzialmente, e ricordo quel tentativo. La differenza di oggi è che quel tentativo ebbe il 4,2% nonostante la generosità di chi ci si spiegò, di chi ci si impegnò. Oggi noi abbiamo un compito ancora più grande, che è quello di fare formazione politica. Io, però questa domanda forse più al segretario del PD, mi scuserà, non so se la posso rispondere, vabbè, rispondo. Beh, siete vestiti uguali, il premio si confonde. Se trovo un compito recuperabile da quella esperienza ad oggi è quella di investire sulle nuove generazioni che possono far politica. Noi abbiamo fatto con le primarie un salto notevole, tanta gente nuova è entrata a far politica, però c'è bisogno adesso di irrobustirle. La sostanza e le basi, sia attraverso la formazione politica, sia attraverso un impegno che noi dobbiamo prendere. Rispetto a quella stagione lì, non ti puoi più permettere di far politica tutta la vita. Cioè, io non discuto se sia un bene o un male. Noi dobbiamo andare a un modello in cui fai politica per un tot di anni. Noi abbiamo un governo fatto da trentenni. Cioè, non è che le giovani ministre o i giovani ministri che stanno sotto, ci sono molti più giovani di me, c'è Madia, Boschi, Martina, adesso mi sto scordando qualcuno, almeno, no, sì, c'è un anno più di me, allora, due anni più credo, ora mi informo, però insomma siamo lì, la Mogherini ha un anno e mezzo più di me, quindi lo dico, peccato, siamo più o meno alla stessa età, con la Lorenzin, con la Mogherini, con questi più giovani, ho detto. Non è che noi possiamo pensare che tra 30 anni siamo sempre più a far politica, eh? Io gliel'ho detto allora, urlando a qualche anno in più di noi, appena. Voi avete una grande, noi abbiamo una grandissima occasione, ma siccome siamo stati teorici della rottamazione, dobbiamo essere i primi a sapere che non c'è dimostrazione più efficace che la teoria giusta che il buon esempio. Per cui tra 10 anni massimo, questa è gente che deve tornare a fare altro nella vita. Allora, bella formazione politica, bella formazione politica, ma abituiamoci sul modello magari in questo caso più vicino a quello, non dico soltanto anglosassone, ma anche a quello di altri paesi, i tedeschi per esempio in questo sono forti, tu smetti, vai a fare altre cose, vai a fare il professore all'università e magari cambi l'università consentendo anche un maggiore scambio con la società, vai a fare il manager in un'azienda privata, vai a fare semplicemente il tuo lavoro di prima. Vai a fare quello che vuoi, il bibliotecario, la biblioteca comunale. Però la formazione politica ti porta a dire che siamo in una stagione di transito. Quelli di prima interpretavano comprensibilmente la politica come un passaggio graduale. Fai consigliere comunale, poi fai l'assessore.
poi fai il consigliere provinciale, poi fai l'assessore provinciale, poi vai in regione già c'è il vitalizio. Fatto in regione, poi se ti va bene vai a fare il parlamentare. Arrivi a 60 anni a fare il parlamentare e finisci la carriera lì, magari facendo il ministro. Noi abbiamo rovesciato la piramide. Qualcuno dice, ma è un male, può darsi. Però è un rovesciamento oggettivo che non ha uguali in Europa. Oggi c'è un gruppo di 30-40 anni che fanno i ministri. E tanti 30-40 anni che fanno i sindaci. Allora, studiare. Chi non studia non è capace di cambiare le cose. E dall'altro lato però pronti anche a cambiare vita, perché una volta che hai fatto quello che devi fare, saluti la curva e arrivederci.